Ben ritrovati su Mobile Advisor. Quest'oggi metterò a confronto il mezzo M2 Note, il telefono a sinistra, con il suo successore, il mezzo M3 Note. Iniziamo analizzando il design dei due prodotti, che risulta essere molto simile, specialmente nella parte frontale. A livello di materiali, abbiamo però due dispositivi molto diversi, visto che l'M2 Note è realizzato in vetro e plastica, mentre l'M3 Note è in vetro e alluminio. Quest'ultimo inoltre risulta essere meno spigoloso grazie alla leggera curvatura del vetro 2,5D e all'ottima lavorazione della scocca. Il nuovo arrivato di casa Meizu restituisce quindi un feeling più premium, ma bisogna sottolineare che anche l'M2 Note non è costruito affatto male e le plastiche usate sono di buona qualità. Sul lato destro dell'M3 Note troviamo il tasto di accensione e spegnimento e il bilanciere del volume. Gli stessi tasti li ritroviamo invece sul lato sinistro dell'M2 Note. Passando alla parte inferiore dei due telefoni, troviamo su entrambi i forellini per l'altoparlante sulla destra e i fori per il microfono sulla sinistra. Al centro troviamo su entrambi la porta micro USB per la ricarica. Superiormente abbiamo su entrambi il jack da 3,5 mm per le cuffie e il secondo microfono. Sul retro troviamo per entrambi la fotocamera da 13 megapixel con apertura focale f2.2 e il flash dual tone. Il tasto centrale dell'M2 Note non integra un sensore di impronte e quindi dovremo sbloccare il telefono in due passaggi, a differenza del nuovo modello che è dotato di sensore di impronte e si sbloccherà in seguito alla pressione del tasto Home, come avviene per un iPhone o un Galaxy S7. Adesso, mentre vi mostro l'interfaccia dei due telefoni, vi dico in cosa si assomigliano e quali sono le differenze hardware e quelle nell'uso quotidiano. Innanzitutto vi faccio notare come l'interfaccia grafica dei due dispositivi è praticamente la medesima e anche le funzioni che ci sono nel nuovo modello le ritroviamo nel suo predecessore. Infatti, andando a controllare nelle info di sistema, possiamo vedere come i due telefoni sono basati sulla stessa versione di Android e della Flyme, che per chi non lo sapesse è l'interfaccia grafica che caratterizza i Meizu. Una differenza importante tra questi due telefoni è la capacità della batteria. Infatti troviamo una 3100 mAh sull'M2 Note e una batteria da ben 4100 mAh su M3 Note. Grazie a questo elemento l'autonomia del nuovo modello è superiore a quella di M2. Scegliere M3 Note significa avere uno smartphone fra i migliori in assoluto per durata della batteria. L'autonomia di M2 Note rimane comunque ottima e sopra la media, ma va detto che su questo aspetto il nuovo modello rappresenta l'eccellenza. Un'altra differenza fra questi due device sta nel processore e nella GPU. Sull'M2 Note troviamo un MediaTek MT6753 octa-core con Cortex A53 e una scheda video Mali T720MP3. Nell'M3 Note troviamo invece il nuovo MediaTek Helio P10, sempre in configurazione octa-core e sempre con architettura Cortex A53. La differenza sta nelle frequenze di lavoro dei due processori, che risultano più elevate nel nuovo modello. La GPU dell'M3 è una Mali T860MP2. Cosa significano tutti questi numeri e caratteristiche? Semplicemente che il processore e la GPU del nuovo modello sono migliori, ma fra i due non vi è un abisso di potenza, e per questo nell'uso quotidiano non ci saranno grosse differenze, anche se il nuovo modello, specie quello con 3 GB di RAM, dovrebbe assicurare delle prestazioni migliori nel tempo. Dimenticavo di dirvi che l'M2 Note è disponibile solo con 2 GB di RAM, mentre l'M3 Note è disponibile sia con 2 che con 3 GB di RAM. A livello fotografico, i due dispositivi dovrebbero avere delle prestazioni molto simili, anche se, sinceramente, non ho avuto il tempo di fare un confronto fotografico dettagliato fra i due Meizu. Volendo fare un piccolo riassunto, posso dire che questi due telefoni sono molto simili, ma il modello nuovo è meglio costruito, ha il sensore di impronte ed è più potente. Ma nulla che stravolge l'esperienza d'uso, per questo motivo non consiglio di effettuare il passaggio da M2 a M3 Note, mentre consiglio l'acquisto di M3 Note a chi è in possesso di telefoni notevolmente inferiori, visto che il nuovo medio gamma di casa Meizu funziona molto bene, è costruito molto bene, ha il sensore di impronte e una batteria da record. In questi ultimi minuti di video vi lascio uno speed test per mostrarvi quelle che sono le differenze in termini di velocità fra i due telefoni, con applicazioni di uso comune. È importante precisare che l'M2 Note è molto più carico di applicazioni a differenza dell'M3 e per questo le differenze nell'uso comune potrebbero essere ancora inferiori a quelle che state per vedere. In linea di massima comunque la maggior potenza dell'M3 Note rispetto al suo predecessore dovrebbe mostrarsi nei giochi con grafica avanzata, visto che è lì che serve maggior potenza. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e un saluto a tutti da Mobile Advisor. Well,
living off the poor. Never happy, just wanting more. I watch people like Sherlock Holmes, checking out how they go about, how they move, how they twist and shout. Like an agent in foreign soil, yeah, yeah. Undercover folk soldier here, you ain't safe anywhere. With a pen and a pad at hand, writing down what I get to see, making music constantly. Wow, 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 wow. I'm gaming, you ain't. I'm funky, you ain't nothing but a funky, no.